Io quando sento parlare dei miei giovannini penso al teatro, penso a me ragazzino portato da mia madre dal Sistina, prima fila della balconata, e non avere uno spettacolo dei miei giovannini, avere uno spettacolo che si chiamava Prepè, 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 tutto il mondo intorno a me, di Raschel, Veltro Ferri, Veltro è Veltroni, padre, Ferri è Ferretti, il radiocronista. Penso a quello e poi penso a quando lentamente sono riuscito a conoscere i Giovannini e Garinei e per me entrare al Sistina è sempre stata una grande emozione. Pensate che il Costanzo Show nei teatri ha debuttato al Sistina per una insistenza di Garinei, poi, insomma, alla fine poi Pietro era così, teneva il fiato, ma poi una volta Sandro Giovannini, quando si supponeva c'era cioè mio marito, mi diede un appuntamento, sembrava al Far West, dalle parti oltre Torvaiani, che ora non mi ricordo esattamente, e quando sono arrivato ho detto non ti pare il Far West, era vero, perché io l'avevo incontrato, gli avevo accennato a un'idea di Marcello Marchesi e mia di fare una specie di conferenza sull'adulterio. Se lo fece raccontare, poi abbiamo scherzato per un'altra ora e poi ne abbiamo riparlato un po'. Dopodiché io ho vissuto 2 anni in una stanzina piccolissima, dove c'ero io che non sono magro, Marchesi che magro non è stato mai, Sandro che pure lui non è, e Pietro, però io credo che quello sia stato il corso di laurea. Tutte le mattine, con Marchesi dice a montagne di carta, perché ci abbiamo lavorato 2 anni per arrivare a fare un prodotto che poi fece Bramieri. Ma 2 anni fa io dissi a Garinei: senti, ma forse rifai questo, rifai quest'altro, perché non se li faccio il mio marito? E lui mi disse la cosa vera, perché non c'è più Bramieri e non c'è un Bramieri per poterlo rappresentare. E quindi comunque dopo 2 anni di lavoro c'era mio marito, debuttò a Sistina. Io che sono un cialtrone, avevo trascurato dei calcoli che avevo alla Colecisti, per cui ho fatto la prima di c'era mio marito nella barcaccia alta, sdraiato, infilandomi continuamente sul posto di Buscopan perché non riuscivo a fare. E la cosa straordinaria è questa, che dopo la prima Sandro e Pietro hanno detto a me e a Marchesi: allora domani mattina ci vediamo alle 8 per mettere a posto questo, quest'altro, quest'altro, quest'altro. Però ho imparato un'altra cosa, e la faccio sempre: ho imparato che prima della prima, quando manca mezz'ora all'apertura del sipario, Sandro e Pietro convocano gli attori, e lo faccio anch'io adesso, da anni. E gli dico: adesso si apre il sipario, lì ci stanno quelli che vi odiano, la prima, no? Critici, colleghi di lavoro, quelli che vogliono solo che voi andiate male, perché così ci saranno altri posti di lavoro e quindi spaccategli il culo. E io ho preso questa cosa e la faccio regolarmente anch'io. E poi ho imparato, ecco l'università, cos'è il rigore, ma cos'è la fantasia. Pietro, il rigore, Sandro, la fantasia. Non ho mai visto una coppia più giusta da questo punto di vista e non ho mai visto un uomo mantenere dentro di sé il ricordo del partner come Pietro e che non è mai più uscito ai ringraziamenti ed è un'altra cosa molto bella. Una volta però con Sandro litigammo perché era l'anteprima di C'era mio marito e io avevo invitato un dirigente della RAI con il quale lavoravo che stava sulle palle, a me non lo sapevo, che stava nel foyer. Sandro mi chiama, dicevo: ma tu vai inviare? Beh, perché? Come? Un mio amico a casa mia, che ne so, dammi l'elenco degli amici perché non era possibile, ma si era veramente dispiaciuto.
Poi un'altra cosa, ogni tanto capitava con tutte le coppie che Pietro e Sandro litigassero. Allora Sandro usciva dalla stanzetta e si andava a collocare da un'altra parte. Gli autori, in quel caso Marchese di Oce, dovevano fare la spola, no? Fra l'uno e l'altro per dire guarda, ha detto questo, ha pensato questo. Bramieri, certo. Ma era straordinaria Marisa Merlini qua, perché, madonna, senza baffi, cioè il... E certo, non avevo i baffi. No. Ecco, Marisa Merlini era una straordinaria, faceva un centone, cos'è cos'è, sta vita miseranda, mi levo la mutanda, tu leva di girare, mi pare, perché era una prima coppia di scambisti, insomma, che erano Enzo e Enei. Poi... c'era un momento di Felici Bunta bellissimo e poi sono andato a vedere questo spettacolo anche in giro a Casal Pusterlengo e da altre parti. Questa è l'unica cosa con la ditta, poi ne ho fatto un'altra, ma quando Sandro, ahimè, non c'era più. Ma se io penso alla... ecco, nello spettacolo che ho fatto con Vaime quest'anno a Sistina, che si chiama Parlami di me, c'è un omaggio a Gainè Giovannini, dove lui spiega Christian che, ecco, stare a Sistina è un grande momento di emozione e cosa vuol dire il Sistina. E poi c'è un medley di canzoni. Ecco, io credo che chi ha scritto Roma non farà stupida stasera, dammi una mano, fai di sì, basta questo. E Sandro era un grandissimo poeta. Allora, mangiando un gelato, io mi ricordo, mangiate dei gelati di questa portata, una cosa enorme, davanti all'occhio, perché Pietro era un moralista, rigoroso, di, no, di rabbia, e mangiando, ecco, un gelato di questa portata, ridendo, scherzando, piandosi alla con Modugno, infatti c'era dietro la fotografia, perché Modugno si era comportato male. Gli usciva all'improvviso boom, una cosa. Ma c'è un'altra cosa che voglio raccontare, mi è venuta in mente adesso. Muore un autore, senza far nomi, e vabbè, andiamo al funerale, io mi trovo accanto a Sandro Giovannini, che tutto il tempo mi ha rotto le palle dicendo ma quella che sta tanto a piangere, ma chi è l'amante? Era l'amante? Non lo so, perché non lo conoscevo. Ma scusa, ma poi chiede, perché piange troppo quella. E forse era pure vero, ed è, Sandro era così, era assolutamente così. Ecco, io poi ridevo molto, ma un'altra volta nel foyer, prima di uno spettacolo, stavamo passeggiando, a un certo momento ho detto dammi un pezzo di carta, e si è segnato tre parole, sicuramente sono la canzone, ma questa l'avevo imparato anche da Marchesi. Marchesi girava sempre, e io purtroppo pure io ho imparato, con foglietti di questo tipo, dove ecco, si segnava una notizia che c'era sul giornale, che poteva dare uno spunto, eccetera. Io adesso non mi ricordo quante cartelle abbiamo scritto per C'era mio marito, ma probabilmente venivano fuori due spettacoli, probabilmente. Posso aggiungere una cosa? Anche quando purtroppo non c'era più Sandro, io devo molto a Garinei, perché ha insistito che io facessi da Sistina al Costanzo Show, se non rimanevo chiuso in uno studio. Voi non potete immaginare l'emozione di un sipario che si apre, cioè 1400 persone, e fu sempre così. Nevicò a Roma un giorno e si bloccò via Sistina, perché la gente doveva venire alla trasmissione, era bisettimanale la trasmissione, ma mi ricordo Trovaioli e Fabrizi sul palcoscenico, e mi ricordo i miei figli piccoli alla quinta fila, era ospite Christian De Sica, e mi disse io voglio andare a prendere i tuoi figli, mio figlio non si è alzato, mia figlia è venuta, e io le ho detto guarda che è un grande privilegio, perché, ecco, all'età tua, ha 8 anni,
tocchi il palcoscenico a Sestina, nei confronti del quale tutti abbiamo sempre, no, immaginato di essere, eccetera, eccetera. Poi a Sestina, scritto insieme ad Alberto Silvestri, prodotto da noi, da Carina Giovanni, da Pietro, facemmo Quadrifoglio, che era uno strano spettacolo con Garrone d'Apporto, Paola Quattrini e Paola Pitagora. Erano scene di coppie, io uscivo alla fine del primo atto e nel secondo coinvolgevo la gente a come cambiereste questa scena, quale potrebbe essere il finale, eccetera. Ed è stata un'altra bella esperienza. Però nessuna come questa qua, eh? Come c'era mio marito. Porca miseria, come era giovane Santa Flora. L'ultimo programma come autore che ho fatto per la RAI è stato Bambole non c'è una lira, diretto da Antonello Falqui, scritto da Marchesi, da me, poi c'era la coreografia di Gino Landi, un cast enorme, da Pippo Franco a Isabella Biaggini, a Loredana Bertè, a Tino Scotti, Gianni Agus. Ecco, era la storia di quando il teatro di rivista sta arrivando la televisione, quindi passa la mano alla televisione, quindi si suppone finisca, perché poi diventa commedia musicale, eccetera. È un po' Polvere di Stelle, il film con Suor Dialavitti, ed è la storia di quegli anni, la storia del malspettacolo, della povertà, tutte queste cose qui. E noi, con Tino Scotti e Gianni Agut, due grandissimi attori, abbiamo impersonato Gannè Giovannini, siamo Franzolini e Frangimei erano i nomi, che erano quelli che dicevano praticamente Bambola non c'è una lira, cioè che era la tipica frase del capocomico quando finiva lo spettacolo, insomma non c'erano soldi. Ah, c'era pure Mastelloni, bravissimo, io non ce l'ho qua, ma a casa ce l'ho, perché facevamo una locandina dal Teatro delle Vittorie, di questo spettacolo. E Falqui lo fece color seppia, era già il colore, ma lui lo fece proprio color seppia. Io vado molto orgoglioso di quello spettacolo lì, perché è proprio una storia fatta anche di mille aneddoti raccontatici da Greenet e Giovannini. Io ho fatto due film con Ruggero Maccari, quindi Maccari quando filmava Mendola e Mac. In fondo la storia di Polvere di Stelle è la storia di Maccari e di, mi pare, Dario Pino, insomma, un comico. Noi l'abbiamo vista, quella cosa si chiama Galleria Sordi, ma insomma era la Galleria Colonna dove avvenivano le scritture, zona molto amata da Fellini, per esempio. E sì, questo. Marchesi era una persona stupenda, è stato il padrino di mia figlia Camilla. È una persona stupenda, innanzitutto io non sono mai riuscito a lavorare tutta la notte. Lui faceva in questa maniera, no? Mettiamo, se lavorava 3 ore, poi riempiva il lavandino di acqua fredda, ci metteva la testa dentro, si rialzava e ricominciava, cioè un pazzo. Però un uomo di una capacità, sceneggiatore dei film di Totò, autore di famosi Carosello, no? Con quella bocca puoi dire quello che vuoi, autore di libri, di aforismi, le formiche nel loro piccolo si incazzano, è di Marchesi, non è di altri, e poi il sadico del villaggio, insomma. Io ci ho lavorato abbastanza quando lui lasciò Milano e mi si presentò in jeans, era a Roma, e quindi lavorammo sì a questa cosa qui, poi lavorammo per la radio insieme. Ed era una persona affascinante. Ebbe un figlio, lui che non ne aveva avuto, e ancora giovane, per far divertire il bambino in Sardegna, ha fatto una specie di capriola, ha sbattuto la testa e è morto. E io andai ad incazzarmi dopo 3 anni in questa cittadina sarda perché non avevo ancora messo la lapide alla tomba. Figlio è grande oramai, non so esattamente cosa faccia, ma per Marcello era stata una cosa importante. Lui veniva da una delusione atroce,
senza andare nei particolari, insomma, un giorno arriva a casa, vede la cameriera che piange, che è successo? Povera signora, che è successo? È morto l'avvocato. E chi era l'avvocato? E lui ha scoperto in quel momento, come nelle migliori commedie di Feydeau o di La Biche, che c'era stata sotto una grande tresca in ragione della quale lui era stato costretto a comprare una villa sul lago di Como, aveva lasciato di fare cinema, insomma, su queste cose. E poi i racconti che mi ha fatto di Metz. Metz era uno pazzesco pure Metz. Metz si, come dire, si faceva di. Allora si usava la simpamina per lavorare, eh? Poi si faceva un fiasco di vino e davanti al telegiornale vedeva certi politici, io ti cago in faccia, però era un personaggio. Ed era bello come, ma mi ha spiegato Marchesi, scrivevano le sceneggiature, nel senso che a turno uno dei due cominciava a dire, ah, questo personaggio è così, e che scuola ha fatto? E come andava a scuola? E la sorella che gli diceva, poi si mandavano a fanculo, però era una grande scuola anche questa. Poi Vittorio ebbe, insomma, forse troppe bottiglie, casine, e staccò la spina. Però, insomma, bella gente, eh? Oggi, diciamo la verità, siamo vedovi di tutto, vedovi di tutto. In coppia, innanzitutto, ti costringi a lavorare, no? Cioè, l'alibi, non, da solo ti trovi mille alibi, invece in coppia non puoi. Poi uno dei due deve essere più serio in realtà. Poi perché il ping pong serve. Adesso se tu guardi, sono dei charter di autori, 12 autori, ma non sono autori, sono dei passanti, io non so che fanno. Perché già due autori è giusto proprio per un fatto di scambio. Qual è il problema? Se si lavora poi molto insieme, come le coppie, il rischio della insopportabilità c'è. Io do sempre un consiglio, cercate di tenere sempre staccato il privato, non andate a cena insieme, non andate a pranzo insieme, però ti senti anche spalleggiato, cioè Pietro non poteva fare a meno di Sandro e viceversa, questa è la verità, pur detestandosi, io non posso dire cose che mi disse Sandro, però molto divertenti, ma non le posso dire, non mi guardate così, perché poi cioè, era sempre comunque l'umore, no? Comunque l'umore, ma vabbè, io mi rivolgo a Marco, io ho molto amato tuo padre, sappi, ma proprio tanto, perché vedevo la creatività e senza fronzoli, senza orpelli, senza pose, che insomma, vabbè, basta. Loro erano due persone, innanzitutto non è che li trovi uscendo per strada, Pietro, una volontà. No, una cosa austro-ungarica. Lo spettacolo che ho fatto con Vaime per De Sica l'ho raccontato a Pietro qua. Quando stava già male, l'ho aiutato pure a mettersi la giacca. Ci ho messo un secondo a spiegargli lo spettacolo. Adesso preferisco farmelo da solo, perché forse non lo trovo più. A chi in un secondo gli racconto lo spettacolo. Quindi Pietro questo, e Sandro aveva una creatività che andava in qualche maniera organizzata, penso a Grassi e a Strehler, no? E Pietro era questo. Anche alle prove, è vero che Pietro era all'ordine, ma l'altro guardando poteva avere uno scatto, no? Un'idea, una correzione. E poi il segreto, in realtà, si divertivano. Mi ricordo gli anni del musichiere, Romano Camilli, a portare Gary Cooper lì, si divertivano. Però arrivava l'eco della stampa, tutti i ritagli dei giornali. Se uno dell'eco di Peretola aveva scritto un aggettivo che ritenevano non giusto, finché non lo trovavano, lo perseguitavano, finché non riuscivano a dire, guarda che. Era una scena straordinaria da questo punto di vista, però erano anche di grande educazione. Io ho sempre ringraziato Garinei di avermi costretto a fare il Costanzo Soentea. E lui è arrivato a dirmi, ma no, dai, non lo disse, e non lo dico perché sennò non capita.
più di dirlo, ecco, ma questo logo qua, ma non ci sarà più. E quello che io dico e faccio un appello, trattate bene il Sistina, perché il Sistina è una moschea, una chiesa, un tempio, trattate bene il Sistina.